Bentornati a tutti in questo nuovissimo video della serie Rebuild N47. Bentornati a tutti nell'ottava puntata di questa serie. Ci siamo lasciati nello scorso episodio con il montaggio dell'albero motore, il serraggio del banco e il serraggio delle bielle. A questo punto oggi dovremo andare a fare una fase fondamentale per la lavorazione, ovvero ci occuperemo della messa in fase completa dell'N47 di 20A. Il video sarà strutturato in questo modo. Andremo innanzitutto a mettere in fase i contralberi con l'albero motore per poi spostarci ufficialmente a fare la distribuzione nella parte principale. Andremo a vedere che pezzi utilizzeremo, la procedura e soprattutto le dime. Spostiamoci di là e analizziamo le varie dime necessarie per fare questo lavoro al meglio. Per fare la distribuzione ci muniremo di due set principali, ovvero il set di dime per la fase dei contralberi per B47, B48 ed N47 e poi ovviamente un set di dime per fare la distribuzione all'N47 di 20A, completo di tutto. Dima dell'albero motore, dima degli assi a camme, blocco del volano, estrattore di CP4, poi ovviamente un tool che serve per poter girare l'albero motore senza problemi. Allora, per queste dime vi lascio una clip che ho registrato ieri dove vi spiego come poterle settare e il loro funzionamento. Ci vediamo tra pochissimo. Yesterday. Iniziamo con la preparazione prima delle dime. Allora, queste dime sono per BMW B47, B48 e N47. Sono delle dime che sono logicamente da comporre, perché sono come quelle la maggior parte che si trovano in commercio. Quindi, apriamo la confezione, rovesciamo le dime. Una volta tolte le dime, ci troviamo davanti a questa situazione. Abbiamo tutti questi cappellotti e dobbiamo capire qual è quello che corrisponde. Questi qua, con questa forma, in teoria dovrebbero essere per la serie B47 o comunque quelli non per l'N. Per capire se sono quelli giusti, ne prendete uno con questa forma qua, ci spostiamo sui contralberi, lo inseriamo nei buchi di centraggio, guarda qua da sopra, e vediamo se entra giusto. È entrato perfettamente, vedete? Io l'albero lo sto muovendo soltanto, guardatemi qua, guarda qua, soltanto con la dima. A questo punto abbiamo capito che il disegno che ci serve è questo, quindi ci spostiamo di nuovo sulla dima. La dima ha i suoi buchi di centraggio, prendiamo questi e li inseriamo all'interno. Uno e due. Uno normalmente potrebbe dire ok, sono messi dentro. Dobbiamo controllare una cosa. Siccome qui ci sono le vitine per bloccarli, dobbiamo assicurarci che questo, la vite possa passare liberamente all'interno del filetto. Quindi che sia perfettamente allineato il concetto, perché se no possiamo metterlo non correttamente in fase. Prendiamo un bulloncino, lo mettiamo all'interno, lo avvitiamo. E questo qua, ad esempio, era messo bene, cosa che invece non è per questo. Vedete che il buco all'interno non è centrato? Ok, di conseguenza questo contralbero, la fase di questo contralbero, attualmente è sbagliata. Andiamo a prenderlo, girarlo dalla parte opposta, fargli fare sempre clack, e adesso è perfettamente corretto. Quindi prendiamo il nostro bulloncino, lo filettiamo all'interno, e mi raccomando, adesso questo lo stringiamo. Vi ho fatto vedere questa parte per un motivo molto semplice. È fondamentale stare attenti a questi piccoli dettagli, perché se io non me ne fossi accorto e avessi montato la dima non perfettamente centrata, uno, avremmo messo il motore fuori fase, sarebbe stato un disastro. Due, probabilmente avrei fatto anche danni. Quindi state attenti a questi piccoli dettagli. Questo poi dopo si andrà ad avvitare nel banco in questo punto, con ovviamente i bulloni che, se non erro, ci vengono forniti. Esatto, ci vengono comunque forniti per tenerlo perfettamente tirato. E andremo a bloccarlo perfettamente in fase. Logicamente questo si blocca in fase sull'albero se, e solo se, l'albero è tenuto in fase. Se è tenuto in fase, logicamente, con la sua dima, che si andrà a tenerlo, che andrà comunque, stavo incasinando, a tenerlo in fase direttamente sul blocco. Quindi, l'albero motore è bloccato in fase. I contralberi noi li blocchiamo in fase e poi procediamo con i lavori. The next day. Una volta composta la dima principale, per mettere in fase i contralberi, spostiamoci sul blocco e andiamo a vedere come poterla utilizzare. Allora, è necessario come prima cosa togliere i tappi per accedere, diciamo, alla parte principale dei contralberi. Per poter fare la fase a questo motore,
parliamo inizialmente dei contralberi, poi ci sposteremo a fare la fase principale. Occorrono due requisiti importanti. Innanzitutto posizionare l'albero motore in fase. La fase dell'albero motore prevede la posizione del cilindro numero 1 e del cilindro numero 4 nel punto morto superiore, nel top dead center, e ovviamente 2 e 3 al punto morto inferiore. Una volta fatto ciò, dobbiamo spostarci a regolare ovviamente i contralberi. Per i contralberi possiamo regolarli direttamente da questa posizione. La fase dei contralberi prevede di avere la posizione del contralbero in questo modo, con la massa sospesa verso l'alto, perfettamente parallela al terreno. Quindi questa in questo momento è tecnicamente in fase, mentre questa qua attualmente è fuori fase. Per poterla portare in fase possiamo semplicemente muovere l'ingranaggio conico all'interno, in questo modo, fatelo con due dita, e bloccarlo in questa posizione, poi dopo, successivamente, con le dime. Per poter fare un procedimento ancora più corretto, bisogna bloccare l'albero motore con la dima dedicata. Se avete il mio set per bloccare la posizione dell'albero motore, ovvero questo qui, sappiate che non va bene, perché posiziona l'albero motore a 45 gradi dal punto morto superiore del cilindro numero 1 e 4, perché questo fa la fase del cilindro nel punto morto superiore del cilindro 2 e 3. Siccome nel mio kit non ho la seconda dimma per mettere in fase l'albero motore, useremo un piccolo trick. Andremo a usare la dimma che serve per bloccare il volano in fase e il carter, che ci servirà soltanto per posarlo e mantenere la posizione. Ovviamente, se non l'avete ancora fatto, allentatevi il bulloncino che serve a tenere il contralbero, e mi raccomando, state attenti perché i contralberi hanno in questo punto e in questo dei particolari cuscinetti, che non sono cuscinetti a sfera ma sono cuscinetti cilindrici. State attenti a non perdervi quei cuscinetti, perché se finiscono in giro poi sono uno da recuperare e due sono un parto cesareo, perché se finiscono in giro sono anche da rimettere a posto e soprattutto trovarli, da cercare e recuperare. Scusate, mi stavo incasinando. Vediamo se riesco a farveli anche vedere un pochettino. Sono fatti in questo modo. Quindi state attenti a non perdere quei cilindretti lì. Poggiamo in sede, è semplicemente poggiato all'interno, e appuntiamo il carter. E adesso andiamo a fare una cosa molto semplice. Andiamo a fare un piccolo trick. Ci andiamo ad appuntare il volano in questa posizione, che ha il suo punto di fase. Ok? Poi vado a prendere il ferro di bloccaggio che andrà a bloccare il volano, che dovrà passare in questo esatto punto, perché adesso stiamo lavorando con il motore al contrario, e andremo a bloccare il volano. Quindi poggiamo il volano su, lo blocchiamo in fase e ci sentiamo con il prossimo passo per la fase dei contralberi. Abbiamo montato il volano e l'abbiamo ufficialmente messo in fase. Vedete qui che c'è uno scanso nel volano? Vedete come è fatto il perno? Fatto così ed entra dentro in battuta. Adesso ufficialmente l'albero motore è in fase. Quello che dobbiamo fare adesso è abbastanza semplice, cioè da spiegare, da fare un po' meno. Dobbiamo riuscire a mettere i contralberi, venite da questo lato, nella posizione al contrario, ovvero dobbiamo girarli completamente di 180 gradi, sia questo che quello. Adesso mi sa che noi vi mettiamo sul cavalletto perché conviene farlo in due. Praticamente dobbiamo, venite qua, spostare il contralbero, che è conico in questo caso, fuori dall'ingranaggio dell'albero motore, in questo modo, girarlo di 180 gradi. Ci siamo riusciti, dovete fare questo giochino. Vedete come è messo il contralbero? Perfettamente al contrario rispetto alla posizione del blocco motore, che a questo punto è capovolto. Il giochino che dovete fare con questo contralbero è portarlo fuori, girarlo piano piano ma non troppo da far uscire i cuscinetti a sfera che ci sono qua dentro, e reinserirlo ingranaggio per ingranaggio, sinché non rimane fermo in questa posizione qua. Stessa cosa dovremmo andare a fare con l'altro, ma è relativamente più semplice perché c'è il cuscinetto di rinvio, questo qua. Ovviamente noi non possiamo andare adesso a mettere i bulloni, perché non possiamo fisicamente, che c'è il carter. Quindi il nostro obiettivo di adesso è mettere il cuscinetto nella posizione. Fatevi aiutare da qualcuno che riesce a mantenerlo comunque, se è meglio. Ci siamo? Ok. Veniamo giù
inseriamo il cuscinetto e ricontrolliamo di là. Se non è giusto, fuori di nuovo il cuscinetto, si rigira di un dente e si reinserisce il cuscinetto. Ok, abbiamo inserito anche il cuscinetto di rinvio. Venite a guardare la posizione in questo caso. Perfettamente puntata verso l'alto. Perfettamente puntata verso l'alto. A questo punto ci blocchiamo tutto quanto con le dime dei contralberi. Si andranno ad avvitare direttamente sull'albero motore e andranno a bloccarsi perfettamente sul piano di sotto. Adesso ve le faccio rivedere un attimino meglio. Prendiamo le dime dei contralberi che hanno questa posizione, hanno questo scanso, questi due, che si devono andare a inserire esattamente qua sotto per andare a bloccare il contralbero. Quindi ci mettiamo in posizione, lo facciamo passare attraverso i buchi e li spingiamo verso in fondo. A questo punto prendiamo i bulloni che ci sono nel kit, li avvitiamo sull'albero motore e li stringiamo bene. L'albero, anzi la fase, sarà fatta bene solo e solo se i contralberi e l'albero saranno perfettamente bloccati. Non ci deve essere gioco nei contralberi una volta inserita la dima. Se c'è un minimo di gioco vuol dire che non è perfettamente in fase, è bloccato. Ok, qua è perfettamente all'interno dello scanso e stessa cosa qui sotto. Albero motore e contralberi sono ufficialmente in fase. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è ovviamente andare a bloccarli, bloccare l'ingranaggio di rinvio e il contralbero. Per far ciò togliamo il volano, togliamo il carter e ci vediamo dopo con la fase di bloccaggio. Una parte fondamentale di questo lavoro è bloccare bene le dime di là, perché se adesso noi non avessimo bloccato bene le dime, togliamo il volano e l'albero si sposta, siamo fuori fase. Dobbiamo assicurarci che i contralberi non si muovano e l'albero non si muova nel frattempo che noi togliamo e rimettiamo il volano. Abbiamo tolto il carter, tolto il volano e prima di fissare definitivamente contralbero e contralbero facciamo una prova. Quindi puntiamo al volo i bulloni e facciamo girare un pochettino l'albero motore per vedere se è tutto a posto o se malauguratamente batte da qualche parte. Se è tutto a posto, dopo che l'abbiamo fatto girare un pochettino, lo rimettiamo al punto morto inferiore, reinseriamo la dima. Se la dima corrisponde perfettamente, blocchiamo definitivamente i contralberi, 1 e 2. Per bloccarli però ci sentiamo dopo. Vado a togliere la dima e mentre stiamo girando ci sentiamo. A questo punto, tolta la dima, puntati i bulloni da questo lato, 1 e 2. Prendiamo uno strumento che ci viene fornito nel kit di distribuzione e facciamo girare l'albero. Perfetto. Perfetto. Questo leggero rumore che sentite sono le fasce che stanno strisciando sulle canne, perché mischino, il motore è rimasto fermo senza girare un mese e mezzo praticamente. Comunque ben lubrificato, ma ovviamente lubrificazione esterna non è mai alla pari di quello che può fare una pompa dell'olio. Ed è perfettamente a posto. Allora, ci rimettiamo cilindro 1 e 4 al punto morto superiore, quindi circa così. Quindi ripuntiamo la dima dei contralberi, vediamo se è tutto a posto. Se è tutto a posto, lasciamo la dima puntata, fissiamo i contralberi da quella parte e con la fase del banco abbiamo finito. Abbiamo ripuntato la dima, venite a controllare la posizione di qua. Perfetto. Perfetta, l'albero non ha nessun gioco, è in fase. A questo punto procediamo con il bloccaggio dei bulloni. Allora, questi bulloni hanno un vizietto un po' poco piacevole, ovvero che tendono a svitarsi, quindi mi raccomando, con il serraggio andateci belli giù pesante. Vi do un consiglio, metteteci un filino di frenafiletti, soprattutto in questo bullone qua. Allora, per il serraggio ci muniremo di un pochettino di frenafiletti e una pistola. Questo procedimento, farlo con la pistola, è la migliore delle opzioni, perché sono bulloni che sono da stringere veramente tanto. E siccome potrebbero tendere a svitarsi, un filino di frenafiletti può solo che far bene. Noi useremo questo qua, che ha un'intensità comunque media. Quindi
Iniziamo con questo bullone qui. Prendiamo il suo bullone da 17, settiamo la coppia a 400 Nm. Si vede? Ok. E avvitiamo. Scusate, era una 18. Una E14 per stringere questo bulloncino. E facciamo la stessa cosa. Prendiamo un pelino di frenafiletti, lo mettiamo soprattutto nella parte in fondo. Lo appuntiamo direttamente nel contralbero. Fase del banco completata. Giriamo il blocco con ovviamente la posizione classica, quindi giriamo completamente il banco che sarà da questa parte, i collettori da questa, e iniziamo la distribuzione. Una fase fondamentale da questo punto in poi, che ci conviene tenerci comoda. Adesso abbiamo l'albero bloccato in fase sotto, anche grazie alla dima che è presente dietro. La lasciamo bloccata in quel modo perché non abbiamo poi modo di ricontrollare la fase dell'albero. Giriamo e iniziamo a fare la distribuzione. Vi spiego che pezzi andremo a usare e come andremo a procedere. Ci sentiamo tra poco. Un appunto importante che non ho detto prima: quando andate a bloccare questo cuscinetto, l'importante è che non abbia gioco. Come è possibile annullare il gioco? Quando lo andate a stringere, quando è ancora morbido, quindi sia questo bullone che avete ancora tutto il gioco necessario, con una mano spingete l'ingranaggio verso l'albero motore. Una volta che lo state spingendo, stringete. Dovete cercare di annullare il gap che si andrà a creare tra i due ingranaggi. Stessa cosa qua, anche se qua c'è un pochettino di gioco, non c'è problema perché qua è diretto sull'albero, mentre qua c'è il rinvio. Quindi è importante che questo sia posizionato nella maniera corretta, senza nessun tipo di gioco. Una volta. Alt! Fermi tutti. Sto finendo di montare il video per quanto riguarda la fase completa dell'N47 e mi sto rendendo conto che attualmente manca ancora tanto da dire e soprattutto il video è ancora molto lungo. Vi faccio vedere un piccolo spoiler di quello che vedrete. Adesso ci troviamo in questo punto dove abbiamo appena finito di fare la fase completa del banco, ma manca ancora tutto questo che sarebbe la fase completa della distribuzione. Per evitare che esca un video troppo lungo, difficile da gestire e soprattutto pesante, facciamo una cosa, spezziamo il video a metà per oggi, perché questa settimana ci fermiamo qua e ci vediamo direttamente settimana prossima con la parte finale della chiusura per quanto riguarda la distribuzione completa e la messa in fase completa dell'N47. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato utile, sia stato tecnico al punto giusto. Se avete qualche domanda o curiosità, scrivetemela sotto nei commenti. E detto questo, noi ci vediamo direttamente settimana prossima con la fase completa. Ciao!